Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Quello di oggi è il primo video dell'anno, quindi voglio augurare a tutti voi un felice anno nuovo. Riprenderemo le nostre attività e ricominceremo a parlare dei nostri argomenti abituali dal prossimo video. Ma oggi sarà un video all rilassante e anche un pochino nostalgico, perché con questo pacchetto che doveva arrivare prima di Natale dovevo appunto concludere il cerchio di video all 2022. Ho cercato quindi di rientrare leggermente nel mood e questo sarebbe stato il look che avrei fatto per girare questo video. E a questo punto vi ho detto che non amo il rosso neanche a Natale, ma adoro il bordeaux. L'azienda che me l'ha spedito si chiama Dress Lily. Vanta un assortimento di diversi stili, tra cui gotico, vintage e da festa, ma trovare qualcosa nel mio stile è stato un po' difficile, poiché rispetto ad altre aziende ha molti abiti e meno abbigliamento casual. È la prima volta che provo i loro vestiti, quindi scopriremo insieme la qualità e se ne vale la pena. E allora, dato che siamo già in ritardo di più di 15 giorni, senza ulteriori indugi entriamo nel vivo di questo video. Questi indumenti dicono soltanto Natale, Natale, Natale. E già veramente trovo troppo nostalgico parlare di Natale subito dopo che è andato via. Quindi, dato che non sono tutti indumenti natalizi per fortuna, ma soltanto due, togliamoci subito gli indumenti nostalgici e cerchiamo di non pensarci più. Avevo preso innanzitutto questo maglioncino natalizio e lo avevo scelto perché mi ricordava tantissimo i maglioncini natalizi un po' vintage. Non troppo grosso adesso che lo tengo tra le mani, anzi abbastanza sottile. Avevo già avuto questa impressione dall'immagine che avevo visto sul sito e non amo quei maglioni natalizi che rendono goffi, come vi avevo già anticipato nei regali di Natale da non fare. E adesso che lo sto vedendo dal vivo, effettivamente mi rendo conto di aver avuto la giusta impressione. Sicuramente quest'anno non lo potrò indossare se non per mostrarvelo, e quindi direi perfetto per la cena natalizia e anche per il pranzo di Natale. Non mi resta che provarlo e conservarlo nel caso mi stia bene per il Natale che arriverà tra 11 mesi. In effetti questo maglione è esattamente come me lo immaginavo. È troppo carino e sono totalmente dispiaciuto che non sia arrivato in tempo. Quindi il primo consiglio che gli faccio all'azienda è di migliorare i tempi di spedizione. Non è accettabile che i pacchi ci mettano così tanto tempo ad arrivare. Ed ecco lo stile vintage di cui vi parlavo. Con questo maglione sono decisamente negli anni 80, a cantare canzoncine natalizie davanti al camino. Ovviamente ne avevo scelti due, uno per la vigilia di Natale, che sarebbe stato quello di prima, mentre questo, più allegro e colorato, lo avrei indossato il giorno di Natale. Questo è leggermente più grosso e anche più morbido. E con questi disegni bianchi su tutta la parte centrale del maglione lo trovo davvero tenerissimo. Lo avrei indossato sicuramente con un paio di jeans bianchi, che tra l'altro, adesso guardando il sito, ho notato anche che ci sono gli sconti, cosa che non capita mai prima di Natale. Quindi sarebbe anche un'ottima idea farsi scorta adesso di maglioncini natalizi, anche se so che è molto nostalgico, e conservarli per l'anno prossimo. Non so se vi sembra una buona idea, ovviamente fatemelo sapere nei commenti. Questo mi piace molto di più del precedente, semplicemente perché è più grosso e morbido. Lunghezza al punto giusto per essere portato sopra i pantaloni per chi non ama i maglioni corti. Adatto anche a chi preferisce arrotolare i maglioni sotto il reggiseno perché non troppo ingombrante. Diverrà subito più corto e alla moda. Quindi cambiamo completamente genere e il prossimo maglione che vi mostro è un maglione a vestito, tutto nero, semplicissimo. È grosso e sicuramente terrà caldissimo, ma non troppo da ingombrare alla vista. E io l'ho scelto perché mi piace tantissimo questo effetto confortevole che trasmettono questi maglioni a vestito e rimangono un po' larghetti in vita non essendo troppo aderenti. L'intero maglione, a dire la verità, sembra un po' cortino. Non vorrei doverlo indossare con i leggings perché non mi piacerebbe questo modello di maglione che stringe sul fondo indossato con i leggings. Quindi proviamolo. La spalla sinistra è leggermente più corta di quella destra. Questo lo rende un abito maglione monospalla. Nel complesso il maglione è carino, ma su di me non mi piace. Mi dà un'aria troppo seria che onestamente non mi si addice. La lunghezza non è neanche troppo corta. Fosse stato di un colore più chiaro, lo avrei apprezzato molto di più. Continuiamo con una sciccheria. Conoscete già la mia predisposizione verso il velutino elasticizzato, quindi appena ho visto questo vestito con zip e cappuccio non ho potuto fare a meno di inserirlo nel carrello. È un vestito che sembra una felpa perché ha il cappuccio, ma anche un cardigan perché ha le tasche e la zip. Non so effettivamente cosa sembri di più. Sul sito lo chiamano semplicemente abito con cappuccio e zip. La cosa
Cosa che mi piaceva tantissimo, oltre al tessuto, sono le orecchie che c'erano sul cappuccio. Mi ricordano quelle di un gatto. Per quanto riguarda il tessuto, che è effettivamente quello che me l'ha fatto scegliere, posso dirvi che è morbidissimo. Per il momento non sono affatto pentita. Ma prima di dirlo con sicurezza, siccome c'è qualcosa che non mi convince, meglio indossarlo. Un attimo di silenzio, per favore. Ok, lo dirò tutto d'un fiato. Che diavolo è questo vestito? Secondo me non ha motivo di esistere. Non è una felpa, non è un vestito, non è un cardigan. E non saprei davvero come indossarlo. L'unica consolazione è che sta per arrivare carnevale e forse potrei indossarlo per fare qualche cosplay. Queste non sono neanche orecchie da gatto. Sembrano più quelle di un maialino. Gli ultimi due vestiti che ho scelto li ho presi pensando di indossarli insieme, quindi per formare una specie di completo. Avevo scelto questo vestito, molto più neutro di quello che sembrava. In foto infatti sembrava tipo un color cammello, mentre dal vivo è tipo un nude scuro. Seconda cosa è che all'interno sia completamente liscio. In effetti ero anche un po' spaventata, perché tessuti di questo tipo, un po' scamosciati, fanno un po' di attrito con le calze e rischiano di sollevarsi e fare qualche piccolo difetto quando si indossano. E questi sono sicuramente punti a suo favore. Non mi piace però il fatto che abbia il dietro più lungo del davanti. Pensavo che la differenza si notasse di meno. Mi ha un po' tratto in inganno il fatto che l'abito non era indossato da nessuna modella, quindi non avevo capito che la differenza tra il davanti e il dietro fosse così tanta. Sicuramente lo andrò a tagliare e a fare la gonna tutta dritta. Non è un vero e proprio vestito, ma una salopette. Perciò tutto quello che si indossa al di sotto è totalmente visibile. Per questa ragione ho scelto un maglioncino abbinato agli evidenti e grandi bottoni. E quello che lo rende un po' più particolare è che il collo a polo si conclude con una V sul petto. Non so se effettivamente stiano bene insieme, quindi andiamo a provarli. Il maglioncino mi piace tantissimo, è così sottile che si può indossare anche all'interno dei pantaloni, ma allo stesso tempo non è per niente trasparente, perché la trama del maglioncino è fitta e coprente. Poi lo scollo che finisce a V gli dà sicuramente un'aria più sprintosa, nonostante sia nero. Insieme al vestito sta benissimo, che però mi ha deluso un pochino, perché pur essendo una S mi sta molto largo in vita. Per il resto invece rettifico la storia della lunghezza, non mi dispiace affatto perché il davanti è molto corto e lo immagino già con degli stivaletti in stile cowboy o con degli anfibi. Conclusioni finali, sono rimasta molto colpita dai maglioni. Tengono molto caldi, non pungono sulla pelle e sono morbidissimi. Unica pecca è che due di questi non me li vedrete indossare per tantissimo tempo. La cosa di cui ci sono rimasta male è quello su cui avevo più aspettative, ovvero la felpa con le orecchie da gatto. Pazienza, comunque in qualche modo la utilizzerò. Attenzione ai capi che non vengono mostrati sulle modelle. Fatemi sapere nei commenti qual è il vostro vestito preferito e se avete mai comprato da questo sito. Alla prossima! Ciao!